Una rosa bianca in ricordo dei bambini morti nel naufragio del Mediterraneo. 50 rose per i 50 piccoli innocenti che hanno perso la vita nella tragedia. Vengono lanciate in mare da grandi e piccini ai piedi del molo Sant'Antonio di Bari. È il momento emotivamente più forte dell'incontro di preghiera voluto dall'ufficio Migrantes e dalla Caritas della diocesi di Bari Bitonto, a pochi passi dal mare, quelle acque macchiate di sangue che invece devono essere culla dei popoli. Samuel, etiope, ospite del CARA, legge la sua preghiera. Siamo costretti a fuggire dalla guerra, dove la gente è uccisa e decapitata e i nostri fratelli scappano trovando la morte. Che Dio ci aiuti. Pregano insieme cristiani, cattolici, musulmani, ortodossi dell'Etiopia, l'arcivescovo Monsignor Cacucci e l'imam della comunità musulmana di Bari e Puglia. Questi sono nostri fratelli perché sono figli di Dio. E allora io credo che fermarci momento in silenzio, in preghiera, sia il modo più rispettoso per farne memoria e forse anche essere attraverso loro essere un po' convertiti. Facciamo ricordare loro anche dentro il cuore nostro, anche loro vivono dentro il cuore nostro, anche il cielo, perché in Islam quelli muoiono in mare sono un gruppo di paradiso, per cui chiediamo sempre di Dio, Allah, per perdonare loro anche essere popolo di paradiso.